Buongiorno, mi chiamo Lorenzo Capisani, sono un dottorando, anzi sono un dottore di ricerca dell'Università Cattolica di Milano e ho presentato un paper sul movimento del 4 maggio in prospettiva globale. Il movimento del 4 maggio è un movimento politico e sociale cinese che avviene nel 1919 e che per molti versi è considerato un momento fondamentale di passaggio per la storia cinese novecentesca, perché appunto si pone all'origine di diverse esperienze politiche della Cina appunto del Novecento. E queste esperienze, per esempio, possono essere indicate nell'esperienza dei due grandi partiti politici cinesi, quello nazionalista e quello comunista, ma in generale appunto il movimento del 4 maggio è un momento di rinascita culturale e appunto per questo, per tutta questa serie di ragioni, è stato spesso visto in una prospettiva molto legata alla storia cinese, come è giusto che sia, e molto interna. In realtà il movimento del 4 maggio ha una sua dimensione, diciamo, più globale, e questa dimensione si trova proprio nei fatti, nel senso che il movimento del 4 maggio prese origine dalla delusione cinese alla conferenza di Parigi che chiuse la prima guerra mondiale. In secondo luogo, quanto iniziò col movimento del 4 maggio non finì, diciamo, con la fine del movimento stesso, ma continuò ad avere una dimensione globale. In questo senso ho voluto dare alcuni spunti e indicare alcuni percorsi di ricerca, sperando appunto di proseguire su questa strada e appunto di vedere appunto quali fenomeni di natura globale abbiano influenzato l'esperienza cinese, specialmente in connessione con gli studi di Global History e in special modo con un riferimento al terzo approccio enucleato da Sebastian Conrad nel libro What is Global History. In questo senso appunto penso che la storia del Partito Nazionalista Cinese e non solo, la storia della Cina negli anni 20 sia una storia interessante che in qualche modo si riallaccia appunto a tematiche che non sono solamente cinesi o asiatiche, ma che sono europee. L'idea appunto è guardare al caso cinese, ma considerare un'unità di analisi più ampia.